portiere, una volta che ha calciato, deve andare subito a occupare la portina davanti, cioè andare in difesa di questa portina e scaricare la palla al proprio compagno. Fate voi, guardate, un po' senso orario e un po' antiorario, eh? Vai. Guardate il grado di difficoltà che trovano, eh? Pure di fronte alle varie fasce d'età, poi alla padronanza con i piedi, c'è chi è in lato, lui diciamo che stava un tantinello avanti. Facciamo antiorario. Sì, sì, che fate anche. Facciamo sinistra. Naturalmente questo, se il mister dà la palla e non lavora a specchio, lavora uno, si può fare anche controbalzato, cioè io non la faccio dai ragazzi perché poi su 10 tocchi ne farebbero 3. Allora se lavoro con 3 portieri, ho il tempo, lavoro con 4, allora glielo faccio fare anche controbalzato e ci lavoro io con loro. Poi per aumentare il grado di difficoltà, gliele vincono le portine, cioè io comincio a chiedere spazio ai portieri per arrivare poi a quella situazione là, cioè loro sono vincolati, la palla adesso deve andare all'interno di queste portine, allargo il raggio d'azione, vai, andate, no, prendi, no, vai, dai, ragiona, bisogna pensare, eh. No, vedete che hanno difficoltà come è aumentato? Cambiate anche il senso, eh? Cambiate anche il senso. Allarghiamo di più ancora la giornazione. Cioè, portiere lavora, cominciamo già a arrivare alle misure quasi, diciamo che è una misura della porta, dove lui poi andrà a lavorare. Sì, lo metti da un lato, quello che facciamo. Adesso il portiere va su palla proveniente lato sinistro a controllare la palla col destro, trasmissione col sinistro e calcio la palla col destro. Venite qua, Vilardi, vieni qua. Dennis, stai fuori, vieni qui, Orsillo. Dobbiamo lavorare con una palla sola. Qua, ricordate, voi fate trasmissione sempre a lui. Fate trasmissione. Ok, non devi dare la palla. La comincia a chiamare. No, no, dai, dopo quell'altro, facciamo dopo. Vai Orsino, stai, vai, dagli palla. Veloce, eh? Uno, due. Il portiere è vincolato ad arrivare al cinesino. Guardate, guardate quanto lui fa girare la palla piano perché ha paura di sbagliare. E molte volte si portano anche la palla dentro perché c'è una postura errata del corpo, avete visto? Lui stava male del corpo, non c'aveva il corpo dentro, ma c'aveva il corpo schiacciato, vedete? L'altro Simo, cambio, vai Orsillo, vieni Dennis, dagli la palla, vai, cominciamo veloce, vai, vai, uno, due, vai Orsillo. Vai, uno, dai, rapido. Non ti allungare. Arriva sempre sopra il pallone. Ok, via. Vai, Vilardi. Vai giù. Uno. Questo è per le fasce d'età, eh. Vedete? Ognuno ha le sue problematiche. Anche i tempi di lavoro che sono stati diversi. Vai Dennis, comincia qua, 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 dai, Emiliano, Emiliano, lascia la palla, vai, via, dai, alla correre Dennis. Ma niente Dennis, tranquillo, eh. Dai, uno, due, e stop.
aperto un altro esercizio, questo è per la gestione della palla all'interno dell'area di rigore. Adesso invece ne faccio un altro, ne faccio un altro per la postura del corpo, cioè in area del corpo orientato nella gestione della palla e nella ripartenza. Facciamo quello, ognuno che va a occupare un angolo. Guardate, arriva palla d'ausilio destro-sinistro, ci siamo, la postura del corpo orientata, vai, veloce, 1, 2, vai Daniele, 1, 2, 3. Sicuramente date la palla questa al compagno, come se siete in campo, cambiamo giro, vai, dai, non posso. Vai, corpo orientato, 1, 2, vai, 1, stop. Adesso entro in gioco io, senza che loro sanno dove io mi dirigo, no? Io sono al centro arma, potrei essere centrale di difesa, no? Scarico palla al portiere, adesso io in questo caso vado a occupare una postazione davanti al portiere Calamà. Lui trasmette a me, io riscarico a lui e lui giro palla con l'esterno. Poi questa situazione l'andremo tutti a fare lì sul situativo. Dai, girate palla tranquilla. Avete capito? Dai. Non scappare, perché sei scappato? Quanto tempo abbiamo, Luca?